Il Lecce fuori dai playoff, la corsa dei giallorossi si ferma in semifinale contro il Foggia. La Serie B ancora una volta posticipata per il quinto anno consecutivo sarà Lega Pro. Un'annata iniziata male, in ripresa fino al mese di aprile, poi però dopo la sconfitta con il Matera i salentini hanno perso letteralmente il treno per la cadetteria. Negli spareggi e promozione più di qualcosa è andato storto, soprattutto nella gara d'andata con i Downy, dove Mister Braglia, con delle scelte tattiche inadeguate, ha compromesso l'intera qualificazione. Ad ammetterlo è stato lui stesso nel post partita di Foggia Lecce. A me mi dà fastidio molto la partita andata, dove abbiamo fatto un pessimo approccio, dove ci siamo giocati un sacco di cose. Oggi, ragazzi, non vi posso dire altro che sono stati bravi, hanno lottato fino alla fine. Quando la partita sembrava cambiare, vorrei rivedere l'atterramento di Moscardelli. Loro sono stati bravi a fare questo grande gol. Peccato. Peccato per come è andata l'andata. Io il rammarico grosso ce l'ho lì, non tanto oggi. Io penso che sono andati anche oltre di quello che potevano fare. Io gli posso dire che durante l'anno, quando sono arrivato io, sono stati bravi, sono stati un bel gruppo, un gruppo di persone per bene, un gruppo di persone vere. Io sono contento di averli allenati. Mi dispiace per come è finita, però quando fai degli errori poi alla fine li paghi. No, io da domani non lo so, domani sto aspettando la società che ci comunichi cosa fare, non lo so, non ho idea. Io non confermo mai nessuno, devono essere gli altri, a me non me ne può fregare di meno riguardo Piero Braglio. Se gli altri sono convinti di alcune cose bene, se non sono convinti troveranno altre persone. Tutto qui. Le responsabilità di Braglia però vanno anche oltre. Infatti, nonostante la media punti parlasse in parte per lui, il tecnico toscano ha dimostrato di non saper gestire a dovere uno spogliatoio, un organico composto da 24 giocatori, le risorse umane a disposizione. L'esempio lampante è Davis Curiale, attaccante reduce da una stagione in B con 13 reti messe a segno, ma che nei playoff non ha disputato nemmeno un minuto di gioco. Per non parlare di elementi validi come Beduschi, ormai prossimo ad approdare a Vicenza, e Feudis Losicco, nessuno ha mai preteso il gran calcio o il palleggio strappa-applausi di De Zerbi, ma il pragmatismo ha un senso fin quando si riesce a fare un gol in più degli altri. Questo purtroppo non è avvenuto, pertanto ora la società dovrà valutare attentamente il da farsi, la posizione dell'allenatore che rappresenta la priorità. Successivamente si ripartirà col costruire la nuova squadra per la prossima stagione che, al contrario di quella appena conclusasi, vedrà giallorossi in prima fila per la vittoria del campionato. I tifosi pretendono garanzie e vogliono soltanto questo, vincere.